Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo ancora qui in questo luogo inquietante a fare scoperte interessanti che potrebbero, beh, in realtà tornarci molto utili. Mio Dio, che cosa inquietante, sembrava una faccia gigante. Mio Dio. Stare qua di notte? Stare qua di notte? No. No. Cosa cacchio sono sti rumori, Pereo? Allora, state buoni tutti. Aia! Spavont! Se ti picchio. Rifty? Quante rifti? Oh, che spavento! Cretino! Che spavento, credevo fosse una creatura. Ma allora, la smetti di spavento? Basta! Io ci muoio qua se fate così, Basta! Eccoli, preso. C'è una caverna. Mio Dio, questo posto è spaventoso. Questo posto è spaventoso e mette un'inquietudine che voi non avete idea. Ciclope, stai buono, che c'è del ciclope. Non mi rompete la mia exo, per l'amor di Dio, vi spacco tutta la faccia. Cioè, me ne manca un pezzo, cosa non ho visto quanto me ne mancava, perché sti robi non mi lasciano in pace. Se li uccido tutti. Mamma mia, se li uccido. Tutti vi uccido. O ve ne andrete via, sì. Vuoi fare la fine del tuo amichetto? Me la stanno rompendo tutta. Cado di sotto fortissimo. Che spavento! Mio Dio. Dai, 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 è finita, è finita. Sono ripartiti i pesci. Veloce, veloce, veloce. Ah, dai, 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 dai. Ehi, niente. Ok. Ne devo uccidere ancora tanti. Io voglio esplorarlo, sto coso. Dai, l'ho trovato a culo e lo devo esplorare adesso. Come faccio? Dove imbosco la mia tuta? Qua sotto? Posso? Secondo me si incastra. Provo ad uscire, eh. Fate i bravissimi. Inventario pieno, santa paletta. No dai, adesso che ho trovato un bel luogo. Niente, poi me ne vado a casa allora. Ora voglio andare qua dentro. È il motore? Mamma mia se faccio il ciclope. Mamma mia se faccio il ciclope. Sì, lo faccio. Terrosi, posso? No. Non farò in tempo a controllarlo tutto perché, a parte che non ho di spazio, non ho nemmeno più di cibo nel mio inventario, credo. E di acqua soprattutto. Però dai, perché non mi ricordo mai di creare le dannatissime cose, come che si chiamano, le... Ah, porca miseria, le boe. Ne avrei messo una boa e sarei tornata. Ora come cacchio mi ricordo dove sono? Non ti incastrare per l'amor de Deo. Ah, qua si può aprire. Mamma mia, ma è un relettone enorme veramente questo qui. Ci sarà sicuramente della roba interessante. Hai deve. A parte le braccia della... della exo, ci deve essere roba. Dai. Qualche progetto già fatto, dai. No? Che siamo finiti dall'altra parte. Quello lì non si apre. Qui niente. Non c'era niente manco qua. Che palle. Ci sono le braccia. Ci sono. Cioè in realtà c'è un sacco di roba. Però ce l'ho già tutta. Ok. Ricarica. Credo che quelle pinne mi ricarichino gli oggetti che ho in mano. Sarebbe fichissimo. Dimmi che si esce da qua perché ho bisogno di ossigeno.
Ok. Credo di averlo esplorato tutto, perché sono finita fin di là. E non ho trovato, cioè, ripeto, è pieno di roba interessante, perché ci sono tipo due delle, delle tre braccia. Però non mi serve, sì, ero uscita da lì perché avevo visto quel robo lì. Ok, ho visto, credo, tutto quello che c'è lì dentro, credo. Non ho esplorato con troppa attenzione perché, ripeto, le cose che c'erano mi sembravano tutte già prese. L'unica cosa interessante è stato trovare le pinne a ricarica, che sono sempre utili. Oh, ottimo, 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 ottimo. Questo me lo mangio subito. E allora, adesso, questo, non ho più di acqua. Pensavo di avere ancora una bottiglia. Niente, allora me ne devo andare a casa per forza. Che cazzo. Quello lì cos'è? Un pezzo di ciclope? Motore. Ma, oh, aiuto! Ma noi abbiamo tutto. Spacco là, buco! Ok, faccia. Se non ti mollo più, guarda. Sì, sì, mordimi, mordimi. Ti mordo pure io, santa pazienza. Qualcosa è esploso alle mie spalle, ma io farò finta di niente. Ecco qua. Welcome, welcome. È stata una giornata molto produttiva. Abbiamo trovato un sacchissimo di cose. Perché potrebbero servirmi. E visto che non ce le ho mai, mi dimentico sempre di farle e le faccio. Ma i moduli che ho qui sono entrambi... Ah, non ho moduli qua dentro. Perché non ho moduli qua dentro? Ma perché mi mangia i moduli? Io avevo un modulo di rinforzo scafo, me lo ricordo molto bene, e un modulo di ampliamento per... vado a vedere se li ho lasciati su Simoth. Quindi ho affrontato un Reaper senza modulo di difesa? Ciò significa che quello è il danno che mi fa base, quindi col modulo di difesa mi fa meno danno? Wow! Li ho lasciati qua... No, dai, li ho lasciati qua! Dai... Quello era il danno base del Reaper. Mi fa veramente così poco danno. Ma allora è una pippa il Reaper. Ma è una pippissima. Fatta. Guardate che inventarione che ho. Porca miseria, a me che non ci ho guardato. Dai. Che cavolo. Ah giusto, ora posso fare le pinne. Quale faccio? Quelle a ricarica o quelle scorrevoli che mi fanno andare più veloce? Cavetterie. Sono un imbecille. Mi serviva la cavetteria base. Ho fatto quella avanzata. Porca miseria. A proposito, devo fare il ciclope. Cosa mi serve per creare questa magnificenza? Anche questo devo fare. Microprocessore, piombo e lingotti. Posso farlo? In realtà posso farlo. Mentre qua mi serve... Cavetteria avanzata, meno male, almeno non la butto via. Piombo, vetro, lubrificante, lingotto. Ok. Ho recuperato quello che dovevo recuperare, almeno spero di aver recuperato tutto quello che mi serviva per creare il ciclope e per creare la piattaforma di lancio per il missile Neptune. Però io non so di preciso se il missile lo devo creare da lì o se lo devo creare con il... con l'aggeggio, il costruttore di habitat. Non ne ho idea. Il problema è dove me lo mette questo dannato razzo. Cioè me lo mette a caso? Io penso che questa cosa... No no. Questa cosa perlomeno la giro. Perché se mi crea la base di lancio sopra la mia base, non so quanto produttiva sia sta cosa. Quindi perlomeno crealo verso di là. Tiè. Poi ci penseremo a spostarlo in caso. Allora vediamo un po'. Sì, si crea da qua. Facciamolo! Il primo passo verso casa! Quella vera, non quella che c'è qua sotto. Quanto grosso. Adesso me lo tiro in testa, attenzione tutti. No dai, oh, quanto è grossa sta cosa? C'è un pesce lì sotto, lo vedo, morirà fortissimo. Quindi... Plof! Ok, è stato... è stato bellino però.
Allora, fammi vedere qua sotto. Mamma mia, non è sopra la mia base, quindi va bene. Voi dite che io posso creare una base del genere e poi costruirci sopra la mia di base? Chi se ne frega del razzo? Ne creo 7-8 tutte vicino e poi ci costruisco su una base. Dai. Ok, e la prima fase è fatta, no? Cioè la piattaforma di lancio con l'aurora in sfondo è fatta. Poi ho visto, infatti avevo sentito che erano usciti gli aggeggini da qua. Quindi, lingotto di ple. Mi serve il filo di rame. Potrei già creare il sostegno, però mi serve. Questo lo faremo prossimamente. Oggi creiamo solo la base, vai. Allora, adesso lo giriamo. Perché diventa nero il mare? Oh! Piano, che i mari neri sono segni di Kraken. Piano, con molta calmina. Allora, adesso voglio creare un'altra cosa, però non lo posso più fare per di lì. Dovrò farlo per di qui. Lo facciamo qua. Dovrebbe esserci abbastanza spazio per fare quello che voglio fare di qua. Perché se ho fatto i miei calcoli correttamente. Correttamente, dicevo. Molto correttamente, con tanto ingegno e tanta fantasia, io dovrei poter creare questo aggeggio qui. Perfetto. Ah, bello lui, guardalo, il mio camper. Guarda che bello. Ma vede, signorina, io volo, sono fortissima. E anche questo farà un bel plop. Dove sta andando? No, aspetta! Ah, ok, si è fermato. Pensavo andasse a sbattere sotto. Allora, ragazzi, questo è letteralmente il mio camper. Cioè, diventerà letteralmente la mia casa mobile per un po'. Abbiamo sbattuto. Perfetto. Preparatevi, succederà. Questo è il motivo. Non sto sbattendo, è una bugia, non sto sbattendo, sono lontanissimo da qualsiasi cosa. Siamo pazzi. Questo cos'è? Apri tubo per esche. Ah, interessante. No, grazie. Questo nessun veicolo. Ah, giustamente, adesso qua ce lo mettiamo il veicolo. Queste sono le celle di energia, qui ci andrebbero i moduli di aggiornamento. Va a 6 celle, ce ne sono 3 di qua e 3 di là. Allora, dov'è che si è aperto? Lì. Aspetta, questo sarà una cosa abbastanza complessa da fare. Dai, agganciati. Dai, agganciati, bravissimo. Ti è. Ecco qua. Ma quindi non c'è modo manco da qui di accedere. Eh no. Posso. Ah sì, da qua posso accedere. Ah ok, da qua allo stoccaggio. E probabilmente da qua ai moduli. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Prima di fare qualsiasi altra cosa, devo dare un nome. Allora, innanzitutto spengo le luci perché così non mi ciucciano batteria, tanto non mi serve. E poi devo dare un nome a questo coso. E magari un colore. No, che voglio dire bianco. No, dai. Bubble, lo chiamiamo Bubble, ovvero Bubble, perché l'abbiamo fatto rosa, tutto rosa, mio Dio. Rosa con una bella riga bianca ed è una Big Bubble gigante, sto coso. Perfetto, e questo è Bubble. Guarda che bello che è Bubble. Perfetto. Aurora, chi se ne frega di te? Io ho Bubble. Perfetto. Allora, vado a prendere il costruttore di habitat, faccio un paio di modifiche e partiamo per nuove avventure. Allora, modulo di efficienza. L'efficienza del motore è al 300%. Wow. Ma chi se ne frega della simmetria e anche di simmetra? Perché no? Tanto adesso la reworkano e la rompono tutta. Allora, beh, però dai, sono abbastanza dritti. Non è vero che sono storti, sono belli dritti. Guarda che sono stata bravissima. You've got to pimp my bubble. Scusate. Ah, non posso mettere i nomi? Ma scusa, c'è la targhetta e non mi fa mettere la targhetta. Ma che cacchio vuol dire? Sborda un po' fuori, ma oh, che ci vuoi fare? Così. Ok,
che funziona, perché più in là non me lo faceva fare, che cacchio. Creiamo questo che mi serve, cacchio mi sono dimenticata che mi servirà anche l'altro. Dov'è? L'ho perso, per sempre, questo mi servirà pure, cavolo. Non so se ce l'ho dell'altro piombo, l'ho usato tutto per fare la piattaforma e questo aggeggio qui. Non sta da nessuna parte. Hello? Siamo stati spinti in avanti da che cosa, scusa? Posso metterlo contro il muro? No, per qualche motivo la roba contro il muro non ci va. Non so perché, ma è così. La roba deve stare molto lontanina dal muro. Va bene, così va bene. Mettiamo giù queste sacche. Posso metterle da qualche parte o me le sono portata per niente? Dai, da qualche parte... Dai, fammelo fa... No... Questo ciclope è posseduto per caso? Ci sono i poltergeist? Cosa succede qui? Io sento rumori, mi spavento anche un peletto. Appena, però un pochino. Non è questa che... Ok. Niente, però abbiamo scoperto che le sacche non possiamo dannazione piazzarle da nessuna parte. Che cacchio. Io le avrei piazzate... Cosa sta succedendo? Scusa? È quel coso lì, di nuovo? No, dai. Siamo tutti più calmi? Tu non ti ribalti? È perché ti ho fatto rosa come una Big Bubble che ti ribalti, io lo so, è questo. Ma ci resti rosa, non me ne frega nulla. Quello che manca al nostro grosso suppostone rosa è un co-capitano. E il co-capitano ce l'ho esattamente nella mia mano destra. Vedete, questo è il mio co-capitano. Questa cosa non finirà mai malissimo. Mio co-capitano, e gli facciamo la casetta al signor co-capitano. Gliela facciamo. Si può? Dai, dimmi che posso costruirti, prego. Devo portare puffi. È necessario per la mia sopravvivenza. Devo avere puffi. Ok. Lo metto lì. Proprio poco in mezzo ai marroni per chi deve entrare e uscire da quella stanza. Ma chi se ne frega. Vai, co-capitano, andiamo. Guardalo lui, quanto fiero sul suo ciclope gigantissimo, mamma mia. Relè di comunicazione che lo metterei anche magari di qua, perché lì sto riempiendo di roba e poi ci muoio, non ci sto più io. Mi piace questa cosa della casa mobile, no? Però per avere la casa mobile, per fare la cosa fatta bene, ci vuole anche il letto. Però è in mezzo ai maroni, dai che palle, non è ben allineato. Ma io andrei al segnale di ritrovo prima e poi alla Degassi. 500 metri, no, allora, prima della Degassi, intanto inizio a partire, perché tanto ci sarà da fare. Sì, voglio andare al punto di ritrovo della Degassi, velocità 2. Dribbliamo la piattaforma che abbiamo appena costruito, per l'amor di Dio non rompiamola subito. Qua dovrei passarci, in teoria, mio Dio, mi sembra di guidare un camion grossissimo, però fa niente. Che bello che sta aggeggio. Cioè, allora, praticamente vi spiego un po' l'HUD. Vabbè, quella è la profondità, l'energia, la salute dello scafo, il rumore che stiamo facendo. Infatti, se io mi muovessi più piano, vedete che diminuisce il rumore. Se mi muovo più veloce, hai voglia. Esatto, rumore eccessivo, te lo dice pure. Qui c'è il sonar che ci dice cosa c'è intorno a noi, ma io non lo guardo mai, infatti sbatto contro tutto. Questa è la modalità silenziosa che si mangia un sacchissimo di energia, però ci permetterebbe di andare tipo a velocità massima, credo facendo meno rumore. Non so se facendo zero o facendone meno, però comunque riduce il rumore del nostro coso. E noi siamo quasi arrivati in realtà, dovremmo già vedere l'isola.
Oh mio Dio, è senza texture, scendo. Sapete cosa non ho pensato, ragazzi? Che io mi sono portata la tuta e sotto di me c'è il vuoto. Quindi probabilmente, come sgancio la tuta, volo giù come una grossa cacca. Dovrò trovare il modo di evitare la mia caduta verso la morte. Allora, questa è l'isola che abbiamo esplorato, che mi sono dimenticata di venirci prima in realtà. È l'isola che abbiamo esplorato nell'altro gameplay. Adesso qua dovrei fare un minimo di manovra. Tipo se mi metto così. Prossimità, ok. Ok. Non l'ho spento il motore. Dai che si mangia la batteries. Bravo. Powering down, ok. Il video di oggi si conclude qui. Nel prossimo andremo ad esplorare l'isola, che in realtà abbiamo già visto nell'altra serie per chi l'ha seguita. Per chi non l'ha seguita, andremo a recuperare qualche oggettino che ci manca, anche se in realtà la maggior parte della roba che si trova qui ce l'abbiamo già tutta. Mi sono dimenticata di venirci prima, santa pazienza, però fa niente, ci andremo adesso. Andremo a vedere l'ultima base della Degassi a 500 metri e poi, dopo questo punto, partiremo per un lungo viaggio. Io come sempre vi ricordo di lasciare un like, un commento e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti!